Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Quentiax, compressa a rilascio prolungato, compresse rivestite CRCA Farmaceutici Milano SRL. Ultimo aggiornamento. 28 settembre 2022. Cos'è Quentiax, compressa a rilascio prolungato, compresse rivestite? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Quentiax, compressa a rilascio prolungato, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Quentiax, compressa a rilascio prolungato, compresse rivestite? Quentiax, compressa a rilascio prolungato, compresse rivestite, è un farmaco a base del principio attivo quetiapina fumarato, appartenente alla categoria degli antipsicotici di benzotiazepinico e nello specifico di azepine, ossazepine, tiazepine e oxepine. È commercializzato in Italia dall'azienda CRCA Farmaceutici Milano SRL. Quentiax, compressa a rilascio prolungato, compresse rivestite, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Quentiax 200 mg 60 compresse a rilascio prolungato, Quentiax 300 mg 60 compresse a rilascio prolungato, Quentiax 400 mg 60 compresse a rilascio prolungato, Quentiax 50 mg 60 compresse a rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: CRCA DB, Novo Mesto Concessionario, CRCA Farmaceutici Milano SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A. Principio attivo: quetiapina fumarato. Gruppo terapeutico: antipsicotici di benzotiazepinico. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: Quentiax è indicato per trattamento della schizofrenia, trattamento del disturbo bipolare, per il trattamento degli episodi maniacali da moderati a gravi associati al disturbo bipolare, per il trattamento degli episodi depressivi maggiori associati al disturbo bipolare, per la prevenzione di recidive nei pazienti con disturbo bipolare, nei pazienti in cui l'episodio maniacale o depressivo ha risposto al trattamento con quetiapina. Trattamento aggiuntivo di episodi depressivi maggiori nei pazienti con disturbo depressivo maggiore, DDM, che hanno avuto una risposta subottimale alla monoterapia con farmaci antidepressivi, vedere paragrafo 5.1. Prima di iniziare il trattamento, i medici devono prendere in considerazione il profilo di sicurezza di Quentiax, vedere paragrafo 4.4. Posologia: esistono diversi schemi di dosaggio per ciascuna indicazione. Bisogna pertanto assicurarsi che i pazienti ricevano informazioni chiare sul dosaggio più appropriato per la loro patologia. Adulti: per il trattamento della schizofrenia e degli episodi maniacali da moderati a gravi associati al disturbo bipolare, Quentiax deve essere somministrato almeno un'ora prima di un pasto. La dose giornaliera all'inizio della terapia è di 300 mg al giorno 1 e di 600 mg al giorno 2. La dose giornaliera raccomandata è di 600 mg, tuttavia, se clinicamente giustificato, il dosaggio può essere aumentato a 800 mg al giorno. La dose deve essere aggiustata in un intervallo di dosaggio efficace che varia tra 400 mg e 800 mg al giorno, in funzione della risposta clinica e della tollerabilità del paziente. Per la terapia di mantenimento della schizofrenia non è necessario alcun adeguamento del dosaggio. Per il trattamento degli episodi depressivi maggiori associati al disturbo bipolare, Quentiax deve essere somministrato prima di coricarsi. La dose totale giornaliera per i primi 4 giorni di terapia è di 50 mg, giorno 1, 100 mg, giorno 2, 200 mg, giorno 3 e 300 mg, giorno 4. La dose giornaliera raccomandata è di 300 mg. Negli studi clinici non è stato osservato alcun beneficio aggiuntivo nel gruppo di pazienti trattato con la dose da 600 mg rispetto ai pazienti trattati con 300 mg, vedere paragrafo 5.1. Singoli pazienti possono beneficiare del trattamento con il dosaggio da 600 mg. Le dosi superiori a 300 mg devono essere somministrate da medici con esperienza nel trattamento del disturbo bipolare. In singoli pazienti, nel caso di problemi di tolleranza, gli studi clinici hanno evidenziato che potrebbe essere considerata la riduzione della dose fino ad un minimo di 200 mg.
per la prevenzione di recidive nel disturbo bipolare, per prevenire la recidiva di episodi maniacali, misti o depressivi nel disturbo bipolare, i pazienti responsivi a Quentiax per il trattamento acuto del disturbo bipolare devono proseguire la terapia con Quentiax alla stessa dose somministrata la sera prima di coricarsi. La dose di Quentiax può essere aggiustata in base alla risposta clinica e alla tollerabilità del singolo paziente in un intervallo compreso tra 300 mg e 800 mg/die. È importante utilizzare la dose minima efficace per la terapia di mantenimento. Per il trattamento aggiuntivo di episodi depressivi maggiori associati al DDM, Quentiax deve essere somministrato prima di coricarsi. La dose giornaliera all'inizio della terapia è di 50 mg nei giorni 1 e 2 e 150 mg nei giorni 3 e 4. L'effetto antidepressivo è stato osservato alle dosi di 150 e 300 mg/die in studi clinici a breve termine come terapia aggiuntiva, per esempio amitriptilina, bupropione, citalopram, duloxetina, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina e venlafaxina, vedere paragrafo 5.1, e alla dose di 50 mg/die negli studi clinici a breve termine in monoterapia. A dosi superiori aumenta il rischio di eventi avversi. I medici devono pertanto accertarsi che venga utilizzata la dose minima efficace per il trattamento, iniziando con 50 mg/die. L'eventuale incremento del dosaggio da 150 a 300 mg/die deve essere basato sulla valutazione del singolo paziente. Passaggio dalla terapia con quetiapina compresse a rilascio immediato per un dosaggio più comodo, i pazienti attualmente trattati con dosi suddivise di compresse di quetiapina a rilascio immediato, possono passare al trattamento con Quentiax alla dose totale giornaliera equivalente somministrata una volta al giorno. Possono essere necessari aggiustamenti individuali del dosaggio. Anziani come per altri antipsicotici ed antidepressivi, Quentiax deve essere utilizzato con cautela nei pazienti anziani, specie durante le prime fasi del trattamento. Può essere necessario che l'incremento progressivo della dose di Quentiax avvenga più lentamente e che la dose terapeutica giornaliera venga ridotta rispetto ai pazienti più giovani. La clearance plasmatica media della quetiapina è risultata ridotta del 30-50% nei pazienti anziani rispetto ai pazienti più giovani. I pazienti anziani devono partire da 50 mg/die. La dose può essere aumentata con incrementi di 50 mg/die fino ad una dose efficace, in funzione della risposta clinica e della tollerabilità del singolo paziente. Nei pazienti anziani con episodi depressivi maggiori associati a DDM, la dose iniziale deve essere di 50 mg/die ai giorni 1-3, aumentando a 100 mg/die al giorno 4 e 150 mg/die al giorno 8. Deve essere utilizzata la dose minima efficace, cominciando con 50 mg/die. Qualora fosse richiesto un aumento delle dosi a 300 mg/die, sulla base della valutazione del singolo paziente, questo deve effettuarsi non prima del giorno 22 di trattamento. L'efficacia e la sicurezza non sono state valutate nei pazienti di età superiore a 65 anni con episodi depressivi associati al disturbo bipolare. Popolazione pediatrica: l'uso di Quentiax non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni a causa della mancanza di dati che ne supportino l'uso in questa fascia di età. I dati al momento disponibili provenienti da studi clinici controllati con placebo sono riportati nei paragrafi 4, 4, 4, 8, 5, 1 e 5, 2. Compromissione renale: non è necessario un aggiustamento del dosaggio nei pazienti con compromissione renale. Compromissione epatica: la quetiapina viene ampiamente metabolizzata a livello epatico. Pertanto, Quentiax deve essere usato con cautela nei pazienti con nota compromissione della funzionalità epatica, in modo particolare durante le fasi iniziali del trattamento. I pazienti con compromissione epatica devono partire da 50 mg/die. L'aggiustamento della dose può avvenire con incrementi pari a 50 mg/die fino a raggiungere la dose efficace, in funzione della risposta clinica e della tollerabilità di ogni singolo paziente. Modo di somministrazione: Quentiax deve essere somministrato una volta al giorno a stomaco vuoto. Le compresse devono essere deglutite intere e non divise, masticate o frantumate. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. La somministrazione concomitante degli inibitori del citocromo P450-3A4, come gli inibitori dell'iproteasi, gli antifungini azolici, eritromicina, claritromicina e nefazodone, è controindicata, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: poiché Quentiax ha numerose indicazioni, si deve tener conto del profilo di sicurezza del farmaco rispetto alla diagnosi del singolo paziente e alla dose da somministrare.
L'efficacia e la sicurezza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Poiché la quetiapina esplica la sua attività primariamente a livello del sistema nervoso centrale, deve essere usata con cautela in associazione con altri farmaci ad attività centrale e con alcol. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Quentiax, compressa a rilascio prolungato, compresse rivestite insieme ad altri farmaci come Aurantin, soluzione, uso interno, carbamazepina EG, carbamazepina Zentiva, Darunavir Accord, compresse rivestite, Darunavir Orobindo, compresse rivestite, Darunavir Dottor Redis, compresse rivestite, Darunavir EG, compresse rivestite, Darunavir Krka, compresse rivestite, Darunavir Milan, compresse rivestite, Darunavir Sandoz, compresse rivestite, Darunavir Tillomed, compresse rivestite, Darunavir Zentiva, compresse rivestite, Dintoina, Dintoinale, Dronedarone Aristo, Efavirenz Entricitabina e Tenofovir Disoproxil Aurobindo, Efavirenz più Entricitabina più Tenofovir Disoproxil Milan, Efavirenz Entricitabina Tenofovir Disoproxil Krka, Efavirenz Entricitabina Tenofovir Disoproxil Teva, Efavirenz barra Entricitabina barra Tenofovir Disoproxil Zentiva, Efavirenz Milan, Efavirenz Teva, Fenitoina Icma, Gamibeta Complex, Gardenale, Caletra, compresse rivestite, Caletra, soluzione, Ketoconazole HRA, Ketonova, Lopinavir Ritonavir Milan, Luminale, compressa, Multac, Misoline, Nixotue, Nixoral, Crema, Nixoral, Shampoo, Norvir, compresse rivestite, Norvir, Polvere per sospensione, Paxlovid, Prezista, compressa, Prezista, sospensione, Rizolsta, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Ritonavir Milan, Ritonavir Sandoz, Spendor, Sustiva, Sintuzza, Tegretol, Zidelig, compresse rivestite, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Quentiax, compressa a rilascio prolungato, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Quentiax, compressa a rilascio prolungato, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza primo trimestre. La modesta quantità di dati pubblicati sulle gravidanze esposte, ovvero 300.000 esiti di gravidanza, inclusi rapporti individuali, e alcuni studi osservazionali non suggeriscono un aumento del rischio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. A causa dei suoi effetti principali a carico del sistema nervoso centrale, la quetiapina può interferire con attività che richiedono vigilanza mentale. Pertanto, i pazienti devono essere avvertiti di non guidare o utilizzare macchinari fino a quando non sia nota la loro sensibilità al farmaco. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse al farmaco, ADR, più comunemente riportate con quetiapina, e 10%, sono sonnolenza, capogiro, secchezza della bocca, cefalea, sintomi da astinenza, sospensione, aumento dei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi in generale, i segni e sintomi riportati sono riconducibili ad un potenziamento degli effetti farmacologici noti del farmaco, ovvero sonnolenza e sedazione, tachicardia ed ipotensione ed effetti anticolinergici. In caso di sovradosaggio con quetiapina a rilascio prolungato si ha una sedazione di picco ritardata e un picco di polso e un recupero prolungato rispetto al sovradosaggio da IR quetiapina. Il sovradosaggio può portare a prolungamento dell'intervallo QT, crisi epilettiche, stato epilettico, rabdomiolisi, depressione respiratoria, ritenzione urinaria, confusione, vaneggiamento e barra o agitazione, coma o decesso. I pazienti con grave patologia cardiovascolare preesistente possono essere più a rischio di sviluppare effetti da sovradosaggio, vedere paragrafo 4.4, ipotensione ortostatica. Trattamento del sovradosaggio. Non esiste un antidoto specifico per la quetiapina. Nei casi con manifestazioni più gravi, deve essere considerata la possibilità di un coinvolgimento di diversi farmaci, e si raccomandano quindi procedure di cura intensiva, comprese l'instaurazione ed il mantenimento della pervietà delle vie aeree a supporto di un'adeguata ossigenazione e ventilazione, monitorando la funzionalità cardiovascolare. In base alla letteratura pubblicata, i pazienti con delirio e agitazione e una chiara sindrome anticolinergica possono essere trattati con fisostigmina 1-2 mg sotto monitoraggio ECG continuo. Questa non è raccomandata come trattamento standard a causa del potenziale effetto negativo sulla conduzione cardiaca. La fisostigmina può essere utilizzata in assenza di aberrazioni all'ECG.
Non usare la fisostigmina in caso di disritmia, blocco cardiaco di qualsiasi grado o ampliamento del QRS. Sebbene non sia stata valutata la prevenzione dell'assorbimento nei casi di sovradosaggio, si può tenere in considerazione la lavanda gastrica nei casi di grave intossicazione, da eseguire, se possibile, entro un'ora dall'ingestione. Si deve considerare anche la somministrazione di carbone attivo. Nei casi di sovradosaggio da quetiapina, l'ipotensione refrattaria deve essere trattata con misure appropriate come ad esempio fluidi endovenosi e barra o agenti simpatico-mimetici. Devono essere evitate epinefrina e dopamina, poiché la beta-stimolazione può peggiorare l'ipotensione durante l'instaurarsi dell'alfa-blocco indotto dalla quetiapina. In caso di sovradosaggio con quetiapina a rilascio prolungato, si verifica un picco di sedazione e picco del polso ritardati e un recupero prolungato rispetto al sovradosaggio di quetiapina a rilascio immediato. Nel caso di sovradosaggio di quetiapina a rilascio prolungato è stata riportata la formazione di un vesuario gastrico e pertanto è raccomandata un'appropriata diagnostica per immagini al fine di guidare ulteriormente la gestione del paziente. La lavanda gastrica potrebbe non essere efficace nella rimozione del vesuario a causa della consistenza appiccicosa della massa simile alla gomma. In alcuni casi è stata eseguita con successo la rimozione endoscopica del medicinale. Un'accurata supervisione medica ed un appropriato monitoraggio devono essere garantiti fino alla guarigione del paziente. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Antipsicotici. Diazepine, oxazepine, tiazepine e ossepine. Codice ATC. N05H04. Meccanismo d'azione. La quetiapina è un farmaco antipsicotico atipico. La quetiapina è il metabolita attivo presente nel plasma, proprietà farmacocinetiche assorbimento. La quetiapina è ben assorbita dopo somministrazione orale. Quetiapina a rilascio prolungato raggiunge il picco di concentrazione plasmatica per quetiapina e norquetiapina circa 6 ore dopo la somministrazione, Tmax. Dati preclinici di sicurezza. In una serie di studi di genotossicità in vitro ed in vivo non è stata evidenziata genotossicità. Negli animali da laboratorio esposti a livelli clinicamente rilevanti sono state osservate le: elenco degli eccipienti nucleo della compressa ipromellosa lattosio monoidrato cellulosa microcristallina sodio citrato di idrato solo nelle compresse a rilascio prolungato da 50 mg e da 400 mg di sodio fosfato di idrato, solo farmaci equivalenti e farmaci equivalenti di Quentiax, compressa a rilascio prolungato, compresse rivestite a base di quetiapina e fumarato sono: Quentiax, compressa a rilascio prolungato, compresse rivestite, quetiapina Accord, compressa a rilascio modificato, quetiapina Accord, compresse rivestite, quetiapina Doc, quetiapina Egistada, quetiapina Milan, quetiapina Sandoz BV, quetiapina Teva Italia, Seroquel, compressa a rilascio modificato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.